Le canzoni immortali più note nel mondo è l'iniziativa del GAP di Villa Santa Maria, che nei pressi della Chiesa della Madonna in Basilica ha deciso di realizzare questa serata molto partecipata da parte della comunità e anche di molti cittadini villesi residenti all'estero, che hanno potuto apprezzare queste belle canzoni e interpretate ed eseguite alla perfezione dal vostro gruppo, professor Di Lello. Stiamo facendo una storia della canzone, questo è il quinto appuntamento che facciamo, abbiamo trattato un po' quasi tutti i capitoli della storia e abbiamo voluto inserire anche una parte molto particolare come quella di questa sera, andando a riprendere quelle canzoni che sono sempre di moda, non vivono una stagione e poi muoiono, ma ormai sono anni e anni che sono sulla bocca di tutti e sono conosciute da tutti. Sono per lo più colonne sonore, canzoni di grandi interpreti che noi abbiamo fatto in modo un po' originale, perché le abbiamo eseguite come coro, non come cantanti singoli come poi erano nate. Una serata caratterizzata anche da un effetto scenografico di luci e di immagini proiettate sulle pareti della chiesa. Sì, una musica di questo tipo voleva una scenografia un po' particolare. Già la basilica fa da sfondo ed è uno sfondo bellissimo, stupendo. Poi con questo gioco di luci e di colori che Venditti ha messo su dopo avergli fatto vedere le canzoni, è stato uno spettacolo unico, come si dice in inglese, una location tutta particolare che meritava. Musica e suoni insieme hanno fatto un vero spettacolo. Una serata unica che purtroppo non avrà repliche. Beh no, quest'anno no sicuramente, perché ormai siamo agli sgoccioli, però penso che la porteremo anche in altri posti, in qualche teatro eccetera, stiamo sentendo delle proposte, quindi le vaglieremo e vedremo. Il GAP si occupa anche di altro oltre che di musica? Sì, il GAP fa musica, teatro, abbiamo fatto due musical, stiamo mettendo in scena una commedia abruzzese, sono fatta 13, e in più facciamo anche canti liturgici, perché animiamo la liturgia sia domenicali che per le feste. Sindaco Finamore, vanno ormai ad esaurirsi i vari eventi che voi avete organizzato quest'estate, davvero tanti, compresa quella di questa serata molto bella e suggestiva. Beh sì, siamo a conclusione di un'estate piena di iniziative, questa della Madonna in Basilica con il concerto del GAP è una delle ultime, termineremo il 22. E diciamo insomma che anche i turisti che sono tornati da noi per quest'estate insomma sono molto contenti, almeno a sentirli negli apprezzamenti, quindi questo ci fa piacere e ci sprona anche a riproporre un calendario ancora più consistente e interessante per la prossima estate.